Allora Aldo, a tuo avviso cosa si intende per architettura sostenibile? Un'architettura sostenibile è un'architettura che cerca il benessere dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda, con un uso appropriato di materiali che la natura già ci offriva. Parliamo di temperatura all'interno della casa, no? Il muro classico fatto con il forato, in realtà da un punto di vista termico non è altro che un foglio di carta o di cartone. Il termosifone deve scaldare tanto dentro perché parte di quel calore poi viene trasmesso all'esterno. Invece il riscaldamento o un raffrescamento a pavimento insieme con la massa muraria fatta con opportuni strati di materiali sostenibili funziona da barriera. Okay. In aggiunta a questo poi ci sono dei sistemi avanzati di recupero dell'aria interna senza aprire le finestre, perché il paradosso qual è? Che spesse volte noi abbiamo il termosifone sotto la finestra, quindi tutto quel calore ti va fuori. Però magari in quel caso metto i doppi vetri e così risolvo il problema. Assolutamente, è un palliativo. Adesso ci sono dei sistemi che si chiamano VMC che ti depura l'aria interna, quindi portano fuori l'aria esausta, te la rimettono dentro, filtrata e purificata e scambiata col calore in entrata. Un sistema di questo tipo peraltro permetterebbe di avere un inquinamento minore all'interno delle mura domestiche. Certo. E questo è il progresso, no? Fammi un esempio di un materiale che si può definire sostenibile ma che fino a ieri è stato poco considerato. Allora, direi innanzitutto un passo molto avanti è stato fatto nel mondo della ceramica. Fino a pochi anni fa si facevano tutte piastrelle di argilla, adesso ci sono delle monopressature, si utilizza soltanto la silice al posto dell'argilla, pressata ad altissime temperature e quindi non c'è uso di acqua, spessori molto più bassi, quindi ottimizzazione anche nei trasporti, no? In più sono materiali che si prestano, questo ormai non è più futuro ma è attualità, ad essere montati, cioè senza l'uso di colle. Okay. Quindi io lo posso rimuovere, dopo di 20 anni lo ritolgo, lo riutilizzo. Ma bisognerà anche capire questi materiali da dove arrivano. Sono state utilizzate anche argille che provenivano addirittura da siti che avevano un inquinamento importante da un punto di vista nucleare, quindi erano radioattive. Quindi questo esempio che ci hai fatto della piastrella radioattiva, che cosa ci dovrebbe far capire? Ci dovrebbe far capire che in realtà la sostenibilità è un percorso, perché io quando vado ad acquistare un materiale devo capire da dove viene, con che materiale è stata fatta, qual è stato il processo di industrializzazione della stessa. Quindi non deve essere la piastrella solo in sé sostenibile, ma tutto quello che c'è a posteriori, cioè per esempio l'utilizzo del legno, uno pensa che è legato al disboscamento, in realtà non è così, perché in una filiera veramente sostenibile pianto più di quanto abbatto. Fammi un altro esempio di un materiale sostenibile poco considerato fino a ieri. L'acciaio e il vetro sono due materiali sostenibili al massimo. Perché? Perché possono essere assolutamente riciclati. Se ti dovessi chiedere una frase finale che possa riassumere tutti i concetti di cui abbiamo parlato fino adesso, che cosa mi diresti? Qual è la cosa migliore per essere sostenibili? Diciamo che l'atteggiamento più sostenibile che possiamo avere è quello di informarsi su tutto il mondo che si cela dietro ad un oggetto che siamo intenzionati ad acquistare.